qui per vedere la regina. Sì, perché diciamo sa dare con i suoi modi di fare, col suo comportamento, diciamo solidità, stabilità, sicurezza al popolo. Poi questa regina è unica e dopo di lei non ce ne saranno. Stiamo facendo la visita di Roma e abbiamo sentito che arriva regina, allora siamo curiosi di vederla. Da dove venite? Veniamo dalla Slovacchia. Un personaggio che rappresenta un tipo di monarchia, di cultura e anche per motivi storici siamo curiosi di vedere, è famosa insomma. She's a so good brings a nation together. It's a good thing to have a queen in a royal family. Una grandissima regnante sovrana, degna del suo nome assolutamente come predecessore Elisabetta I, Elisabetta II, grandissima. Davvero tutto il rispetto per la sua età e per la grande ricchezza che avanguardia che ha portato nel suo paese. E io ho un blog sulle famiglie reali, diciamo che la regina è sempre la mia preferita. Beh, perché trovo che sia un capo di Stato eccezionale, ma non solo della Gran Bretagna, ma di tutto il Commonwealth. Credo sia una persona da prendere da esempio e servirebbe anche che facesse la regina dell'Italia. I reali sono il futuro dell'Europa perché diciamo i paesi con la monarchia sono anche i paesi migliori, più democratici, più sviluppati e la crisi da loro non si sente così forte come in Italia. Quindi ti farebbe piacere che ci fosse anche in Italia, paradossalmente? Certo, sarebbe bellissimo avere una monarchia in Italia per avere qualcuno a cui poter diciamo affidare e credere in loro. Sì, sembra antiquato il monarca, fa sognare tantissimo, sì, di certo, e perché no? È bello sognare.